Che dire? Oggi proprio non posso lamentarmi di essere troppo alto. Lei è la BMW iX, l'espressione massima della tecnologia BMW non solo nell'elettrico ma in generale. Piattaforma specifica, motori potenti e tanta autonomia senza rinunciare all'interno al comfort e alla tecnologia. Quando l'ho provata a Champoleau negli scorsi mesi, video che tra l'altro vi invito a rivedere, l'ho trovata una vera BMW. Adesso, avendola avuta in prova diversi giorni, non posso che confermare questa sensazione. Noleggiare una BMW X significa noleggiare quanto di meglio ha da offrire il marchio bavarese e il classico piacere di guida che da sempre è il leitmotiv di BMW. Oltre a questo si aggiungono tanto spazio per bagagli e passeggeri, tanta tecnologia e un'autonomia da vera viaggiatrice. Sono certo che il frontale farà tanto discutere, ma sicuramente non si possono accusare i progettisti di non essersi impegnati, anzi qui c'è tanta ricercatezza stilistica e tanta voglia di apparire. E siccome allora c'è tanto da dire, prima vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina per non perdere nessun contenuto e poi lasciare un like o un commento per farci sapere che cosa ne pensate voi di questa BMW iX. Le dimensioni sono impressionanti e non mi riferisco solo ai numeri ma anche alla sensazione di imponenza data proprio dal design. La vettura si sviluppa in verticale per ottimizzare al meglio il coefficiente di penetrazione aerodinamica che raggiunge il valore di 0,25. Nel frontale spicca sicuramente il grande doppio rene funzionale al contenimento di tutti i numerosi sensori e radar dell'auto, i quali sono protetti da un materiale autoriparante a temperature intorno ai 20-25 gradi. I fari sono larghi e stretti con tecnologia laser LED di BMW e molto scenografici. Basti pensare che quando ci si avvicina alla vettura spenta con la chiave, lei se ne accorge e attiva una piccola danza dei LED come per saluto. Numerosi dettagli estetici dal logo X sul montante alla trama ricercata dei cerchi che aumentano la sensazione di lusso e ricercatezza, tutti propri del pacchetto sportivo di questa versione optional da 3.100 euro. Dei quasi 5 metri di lunghezza della BMW iX, 3 sono occupati dal passo. Qui dentro chiunque ci sta comodo, anche un batusto come me che sono alto 1,94 m. Il comfort garantito a cominciare dai sedili che sono comodi e abbastanza avvolgenti ma non troppo e tra l'altro sembrano delle vere e proprie poltrone. Tra l'altro poltrone di design. Parto proprio dalla dotazione riservata agli occupanti posteriori che possono gestire autonomamente l'aria condizionata che tra l'altro è erogata da una pompa di calore come nelle case moderne per contenere i consumi. Le prese USB di tipo C messe dietro al poggiatesta anteriore potrebbero risultare scomode ma in realtà si abbinano alla fessura per il supporto del tablet perché al pari della prima classe degli aerei questa BMW X è pensata per lunghi viaggi da godersi anche con la visione di film e altri contenuti multimediali. In generale davanti e dietro si percepisce la qualità. Sedili, plancia, pannelli porta e tunnel centrale sono per esempio rivestiti in suite pelle amido, optional da 3.600 euro, che è quella che preferisco perché ha un colore scuro e molto elegante che secondo me non stanca mai. Ma per esempio a Champoleau ne avevo guidata una con la pelle castanea, sempre da 3.600 euro, e una con mix tra loft microfibra e stoffa stone grey, che invece costa 520 euro. Di serie invece è prevista la pelle bianca, nera o color caffè. A contrasto ci sono elementi dorati, mentre la regolazione del sedile e i rotori di navigazione del menu e regolazione del volume sono in vetro lavorato per assomigliare a dei diamanti, che con giornate di sole come questa fanno un bell'effetto. Il tunnel centrale termina con un inserto in legno dove ci sono i tasti soft touch, mentre un altro materiale è il metallo delle casse Bowles & Wilkins. Ma oltre alla ricercatezza dei materiali, negli interni si apprezza la logistica, mi è piaciuto chiamarlo, ovvero la disposizione dei vani porta oggetto e degli ingressi per i nostri dispositivi tecnologici. Il comparto high-tech è fondamentale per la BMW iX, a cominciare proprio dalla chiave che può essere fisica, card NFC oppure digitale direttamente dallo smartphone. Questo apre al discorso dell'app MyBMW perfettamente integrata alla vettura e al BMW Operating System giunto alla sua 8ª generazione totalmente rinnovato nella grafica e compatibile wireless con Apple CarPlay e Amazon Alexa. Su MyBMW è possibile registrare la vettura ma anche la chiave che può essere inserita poi anche su Apple Wallet per aprire la vettura direttamente con il proprio smartphone. Ma oltre a questo è possibile azionare l'aria condizionata a distanza, pianificare gli orari di ricarica, monitorare l'ambiente circostante. Posso anche visualizzare sul device lo stato della vettura
sicura come l'apertura o chiusura delle portiere, bagagliaio e finestrini, la pressione degli pneumatici, la manutenzione programmata e il livello di batteria, ma la vera chicca è un'altra. Ho accesso a tutte le camere esterne della vettura per controllare così quello che succede intorno, mentre dando il consenso per la privacy dall'app si può accedere anche all'interno dell'abitacolo. Ma oltre a questo mi piace proprio anche il comparto tecnologico proprio della vettura. Per lasciare la plancia minimalista infatti tutto è stato concentrato nel doppio display curvo, di cui il cockpit virtuale da 12,3 pollici e il display centrale della console è di quasi 15 pollici. Il sistema, dicevo, è stato completamente rinnovato e include alcune app native come Spotify o Alexa, ma quando poi si collega CarPlay o Android Auto vengono integrate anche alcune app dello smartphone, come per esempio quelle relative alle colonnine, penso a Juice Pass e NLX, ma anche Waze e le mappe di Apple. Il menu principale è diviso in widget relativi alle diverse funzionalità e se ne possono aggiungere altri, tra cui anche le notizie. La grafica in generale è molto curata, come dimostrano i tre ambienti diversi pensati per le tre diverse modalità di guida. Curata anche la grafica del cockpit, dove emergono intelligenza artificiale e realtà aumentata, tanto che nel traffico il monitor proietta in poligoni le sagome delle vetture che circondano la vettura. C'è poi, sempre a realtà aumentata, l'head-up display proiettato direttamente sul parabrezza con informazioni relative a traffico, velocità e segnali stradali. Mentre come non citare il navigatore che sfrutta le telecamere della vettura per proiettare le indicazioni in maniera più precisa? Su cui mi trovo oggi è la BMW X-Drive 50, quindi per ora la più potente della gamma, con 523 cavalli di potenza e fino a 630 km di autonomia su ciclo combinato WLTP. Dico per ora perché al CES di Las Vegas 2022 è stata svelata l'ancora più potente BMW X M60, quindi quella che supera i 600 cavalli di potenza e con un assetto sportivo tutto a lei dedicato. Comunque valori come questi, uniti alla coppia di 765 Nm di coppia, sono già da auto molto sportiva. Vi basti pensare che lei l'accelerazione 0-100 la fa in circa 4 secondi e questo nonostante il peso di 2,5 tonnellate, che un po' si fa sentire soprattutto per quanto riguarda l'inerzia in frenata, ma non certo in accelerazione. È qui che gli appassionati del marchio riconosceranno che la X è espressione dell'anima di BMW, perché la guida è piuttosto divertente. Tre sono le modalità: Efficient, che è quella diciamo che consiglio di usare di più nel quotidiano perché è quella che consente di avere una grande autonomia e ha anche la frenata rigenerativa con One Pedal Drive. C'è poi la modalità My Personal, che è quella che crea il giusto equilibrio tra prestazioni ed efficienza, e poi la più divertente Sport, che toglie tutte le inibizioni e ti spinge proprio ad andare giù di gas, si diceva una volta, anche se qui ovviamente il gas non c'è. Devo poi citare il sistema audio: di serie c'è questo di Bowers & Wilkins, mentre optional quello di Harman Kardon, ma devo dire che già questo è fenomenale, immersivo, proprio da studio, crea un piccolo concerto su ruote, ci sono tante casse, delle quali una costituita proprio dal poggiatesta qui integrato, e fidatevi che l'effetto è davvero sorprendente. Comunque è un'auto particolarmente divertente da guidare, una sportiva confortevole e molto luminosa. Anche senza aiuti alla guida, l'ampio parabrezza e il cofano molto muscoloso permettono di percepire al meglio le dimensioni e gli spazi, mentre tanta luce è portata dal tetto panoramico in vetro davvero molto scenografico. Mi piace poi come la regolazione dei sedili e del volante sia totalmente personale, con quest'ultimo che ha una escursione in profondità davvero molto ampia, penso di non averla mai vista, non me l'aspettavo sicuramente, e mi ha permesso di trovare praticamente subito la posizione di guida, cosa praticamente molto rara. Naturalmente tutti questi numeroni vanno a inficiare un po' sui consumi. BMW dichiara una media di 21,4 kWh su 100 km, io nel mio uso quotidiano sono arrivato tra i 23 e i 25, mentre guidando solo in Sport a 130 ho superato i 30, ma è anche vero che io ho il piede particolarmente pesante e non sono un esempio da seguire. Altro punto fondamentale da citare: la ricarica. Lei nasce su una piattaforma dedicata, la quinta generazione di auto elettriche di BMW, e si vede, anche perché è un sistema a 800 volt che supporta fino a 200 kW di potenza, quindi per esempio alle colonnine Ionity si può recuperare l'80% in circa 20-30 minuti, quindi insomma anche questo la rende una viaggiatrice provetta. Il prezzo
prezzo della BMW iX xDrive 50 parte da 103.000 euro, mentre per la nostra si arriva a 113.020 euro. Il canone di noleggio privati da 36 mesi o 30.000 km è di 1.105 euro al mese con anticipo di 8.000 euro, mentre per le aziende è di 1.150 euro al mese sempre IVA esclusa.